ma stop, siamo già qui armati di taglierino per l'unboxing di una chicca che ci è arrivata qui in negozio. Andiamo insieme a scoprire di cosa si tratta. Intanto noi vi salutiamo, io sono Matteo e c'è Alex qua in regia che sta filmando. Vediamo un po' se si riesce ad aprire e cosa si cela in questo pacchettone. Allora, secondo te cos'è, Alex? Tu lo sai? Ma... allora, secondo me è una fornitura di mattoni. Ma effettivamente è pesantino, eh? Vediamo di aprire un po'. Okay. Beh, diciamo che non si sono risparmiati. C'è un bello scatolone all'interno, poi cosa conterrà non si sa. Vediamo se riusciamo a liberarlo. Poi alla peggio se viene troppo lungo qui lo tagliamo per far annoiare gli amici a casa, ma siamo già sulla buona strada. Okay. Più o meno è stato liberato. Liberiamoci nell'imballo. Da che parte si prende l'acqua? Fragile, open design. Ecco. Di aprirlo da questa parte. Quindi l'abbiamo aperto giusto. Liberiamoci soltanto un attimo di questa cosa. Voilà. E procediamo con l'apertura. Beh, a me sembrerebbe, no, potrebbe trattarsi di una statua, oppure, come dicevi tu, di una fornitura di mattoni. Beh, diciamo che qua c'è già un indizio. O potrebbero essere piastrelle. Da questo lato di qua c'è già un indizio. Attenzione. Eh sì. Per gli attention. Qui c'è anche, adesso lo facciamo vedere anche agli amici a casa, tirando giù il pacco, perché preferisco appoggiarlo a terra, quindi tiro fuori, perché c'è un altro pacco all'interno. Attenzione, per chi sa l'inglese potreste avere già uno spoiler da questa cosa. Pay attention, 4 wounds inside this package. Quindi, allora, questo qui è quindi un pacchetto a parte dove ci sono 4 wounds che non si sa cosa potrebbero essere. Allora, qua solo, purtroppo non ti posso dare una mano perché è un bel casino. O filmo o... Allora, ma userò la tecnica di tenere fermo tutto col piede. Qui c'è un altro... Fragile. Giù. Fragile. Please take out the display and plexiglass cover carefully. Ok, so già che spaccheremo tutto. Sì, guarda. Anche secondo me. Secondo me... Facciamo un disastro. Esatto. Vabbè, però è il bello della diretta. Potremmo fare dei rotti in diretta. Quindi gadget da migliaia di euro distrutti durante il video, che una volta andavano di moda questi video qua. Allora cerchiamo di aprire il polistirolo. Da qui è un po' danneggiato, il pacco è prestigioso. Ok, qui lo teniamo. Andiamo a sezionare lo scotch attentamente. Non si apre ancora. Perfetto. Apriamo anche da questa parte. Guarda che c'è i dart che ti controlla. Sì, vedo che. No, dovremmo aver tagliato tutto, ma non si apre lo stesso. Invece sì, ok, forse ce l'abbiamo fatto. Intanto raccogliamo un pezzo del dart che abbiamo montato. L'incastro è possente, non volevo distruggere tutto. Vediamo un po' cosa succede all'interno e voilà!
Three Wizard Champions, diciamo che più fan di voi potrebbero. Ma c'è sotto il logo. C'è sotto il logo? Sì, sì, guarda sotto la base, c'è proprio scritto. Ah, cioè. Harry Potter, ok. Diciamo che lo sgamo, qui ci sono anche i nomi. Vedete che si tratta di una rastrelliera con quattro nomi. L'ultimo non si vede perché è coperto. Ma adesso lo vediamo bene. Adesso lo vediamo bene. Ma adesso lo vedremo bene. Ok, passo un attimo dall'altra parte. Vieni, vieni. Adesso qui mi metto un attimo per terra prima di spaccare tutto per estrarre. Intanto io ne approfitto per far vedere una chicca. Vai, vai, tu fai vedere come si cela qui nella chicca. Questa è una chicca, ragazzi. Yattakane, tutto in metallo. Ah sì, della Unifive, Non si trova più neanche in Giappone, questo. Sono i soliti che tirano. Allora, qui la questione è la più problematica. Vediamo un po' se riesco a... Se riesce a spaccare tutto. Sì, vorrei... Dai, che lo facciamo in diretta, facciamo il boom delle visual, ma in tutti i sensi, eh. Sì, perché comunque non sono stati furbi qua. Aspetta. Forse ce la faccio. Continuate a seguirci, non abbandonateci, amici da casa. Ok. Forse in parte ce l'abbiamo fatta. Adesso cerchiamo di non ammazzarci. La posiamo qui sopra. Se si è sporco, la sportiamo. La parte sopra della piega che tiene. Profumo di chiuso, perché questa arriva direttamente dal negozio di bacchette magiche di Hogwarts. Allora, io direi che adesso facciamo vedere le bacchette che si celano qui all'interno e poi o acceleriamo la questione o poi facciamo vedere direttamente il tutto montato ai nostri amici. Allora, qui dovrebbero esserci le quattro bacchette, se si aprisse. Ok, no, è proprio super sigillato. Bisogna aprire tutto. Vabbè. Ed eccoci qui. Queste sono le bacchette che troveranno posto nella nostra rastrelliera. Adesso ve le facciamo vedere, a meno che non siano... Sono attaccate singolarmente. Io adesso non sono espertissimo. Questa di chi sarà? Comunque le facciamo vedere. La fattura è buona, sono anche piuttosto pesanti. E riproducono appunto le fattezze delle quattro bacchette, cioè tre bacchette della Coppa Tre Maghi più quella di Harry Potter. Io direi che adesso ci prendiamo un attimo, un secondo, per assemblare il tutto senza annoiarvi, poi vi facciamo vedere la cosa completa. Rimanete con noi e a presto. Quando vuoi. Ok, bentornati, siamo qui appunto per... siamo riusciti a togliere tutto il cielo da questo enorme scatolone. Andiamo quindi a posizionare le bacchette sulla loro rastrelliera. Allora, iniziamo con la bacchetta di Harry Potter. Cos'è? Eccola lì. L'ho trovata da qua. Ok. Volevo girarla perché si vedesse. Ok. Poi procediamo con quella di Cedric Diggory. Ecco qua. Mettiamo qua, questa è un po' più semplice, più essenziale come macchetta. Facciamo vedere qua. Perfetto. E poi procediamo con la prossima. Quella che abbiamo fatto vedere prima, di Fleur de la Cour. Io la metterei, ma ci sta anche così, forse sta meglio. E Victor Fum, che è l'ultima. Questa è quella più caratteristica. Proprio così.
da iettatore. Non fa ridere il cameraman che poi... Stavo cercando di metterla... Ma così, cioè... ma così rischia di cadere. Sì, sì, così. C'è questa testa di volatile. Ok. E abbiamo posizionato le nostre mani. Adesso andremo a chiudere la nostra vetrina. Il vetro è in plexiglass, ma piuttosto pesante, con queste bordature volate. La base è in legno, leggermente importante. Ecco qua il nostro, la nostra vetrinetta bacheca con la collezione delle bacchette del torneo tre maghi. Avvicinati pure che c'è anche la fatta dietro che fa molto fantasy. Come dicevamo, la base è in legno, la targa metallica, e così potete esporre le vostre bacchette senza che prendano polvere, cosa fondamentale per noi collezionisti, perché il tempo per spolverare tutte le nostre collezioni è sempre meno. Diciamo che è un bel bundle, ecco. Lo trovate qui da Kiba Stop, completo di base, vetrina e delle quattro bacchette. Quindi se volete venire a vedere e toccare le bacchette dal vivo, venite a trovarci qui in negozio da Kiba Stop. Troverete questo ed altri fantastici gadget anche a tema Harry Potter. Per questo unboxing vi salutiamo e ci vediamo al prossimo gadget. Ciao a tutti! Ciao!